legame stretto tra la dirigente della regione Lazio Tosini e il titolare della MAD Lozza tale da determinare presunte situazioni criminose. Ne sono convinti il PM e il GIP di Roma. L'avvocato Antonio Carbone non è più il presidente di CSP, lo ha annunciato l'assessore alle partecipate Barbieri. Da oggi 8 giorni per l'amministrazione per trovare il sostituto. È un'indagine circoscritta all'interno delle mura portuali, quella che riguarda gli stipendi dei funzionari dell'autority. A svolgerla i graduati della Capitaneria di Porto. Nuova azione di solidarietà della Fondazione Caricip e della Fondazione Costa Crociere. Le principali associazioni del comprensorio hanno effettuato una distribuzione di alimentari. I dubbi sulla ripartenza rimangono, ma Civitavecchia ci sarà, così il presidente del club nerazzurri Presutti dopo la notizia del CR Lazio che ha annunciato gironi e programma dell'eccellenza. Ben trovati dal TRC Giornale. Il vaccino anti-Covid-19, l'AstraZeneca, è sicuro ed efficace. Lo ha affermato oggi Lemer Cook, direttrice esecutiva dell'Agenzia Europea per i Medicinali, nel corso di una conferenza stampa. Dopo la revisione del farmaco da parte degli esperti, in particolare rispetto al rischio di eventuali tromboembolici. Al riguardo l'assessorato regionale alla sanità ha previsto la ripartenza con la riprogrammazione in automatico della vaccinazione degli utenti con un preavviso di 48 ore. I soggetti che erano rimasti esclusi dalle vaccinazioni in questi giorni recupereranno così il tempo perduto nell'arco di una settimana. Gli utenti riceveranno un SMS con data, l'orario e il luogo della vaccinazione, che sarà lo stesso indicato dalla prenotazione precedente. Intanto nel Lazio arriva il certificato vaccinale. A partire da sabato prossimo, ogni assistito che ha completato il ciclo riceverà un attestato di sigillo digitale della regione, nel quale saranno riportati i dati anagrafici, le date della somministrazione, il tipo di vaccino somministrato, il codice AIC e il lotto di produzione. L'attestato sarà dotato di QR code per verificarne l'autenticità. Intanto è stata superata quota 22.000 per quanto riguarda la vaccinazione delle persone fragili ed è partita la campagna per i titolari di codice di esenzione C05, ovvero ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi. Oggi sarà superata complessivamente la quota di 750.000 vaccinazioni, ovvero il 13% della popolazione residente nella regione. Raggiunto infine il livello dell'80% per quanto concerne la vaccinazione degli over 80. Un numero di casi che non si vedeva da tempo. Stiamo parlando dei nuovi contagi dal Covid-19 nella nostra città, che sono 28. La notizia arriva dal report dell'ASL Roma 4 e dalla Regione Lazio. Alto anche il numero dei guariti, che è di 18. E intanto sono stati eseguiti 203 tamponi rapidi al centro diagnostico Buonarroti e sono state riscontrate 8 positività. Il tasso di positività specifico relativo alla popolazione generale è stato quindi pari al 5,88%. Dei positivi riscontrati, 7 sono risultati residenti a Civitavecchia ed uno a Santa Marinella. Gioielli, orologi, borse e anche un bracciale di Cartier. Sarebbero questi, secondo gli inquirenti, i regali che la direttrice regionale del Dipartimento Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Flaminia Tosini, avrebbe ricevuto dall'imprenditore Walter Lozza per favorire in qualche modo le società di gestione rifiuti a lui legate. Sarebbero questi, oltre alle intercettazioni telefoniche ambientali, gli elementi che hanno determinato l'ordinanza degli arresti domiciliari per i due indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Roma di servizio. Un legame stretto, strettissimo, tra la dirigente della Regione Lazio Flaminia Tosini e il titolare della MAD Walter Lozza, tale da determinare una serie di presunte situazioni criminose in diverse occasioni, una delle quali ha riguardato anche la discarica del fosso del Crepacuore a Civitavecchia.
Ne sono convinti il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Roma, cui è stata affidata l'inchiesta, e lo stesso giudice per le indagini preliminari del Tribunale Capitolino, che ha disposto l'ordinanza di custodia cautelare domiciliare per i due. Dalle intercettazioni che sono state diffuse nelle ultime ore emergono, secondo gli inquirenti, i dettagli di quello che a loro giudizio altro non è che un meccanismo criminoso ben collaudato, che non ha riguardato soltanto l'individuazione del nuovo sito a Monte Carnevale nel quale realizzare la grande discarica al servizio di Roma, ma nell'intera gestione di tutte le attività connesse allo smaltimento dei rifiuti in tutto il Lazio. Sempre secondo gli inquirenti, i due indagati potevano contare su un enorme potere decisionale nei rispettivi ambiti di competenza, che avrebbe potuto estendere ulteriormente iniziative che avrebbero potuto portare a vantaggi per entrambi. In sostanza, la magistratura, i giudici, i capitolini sono convinti che l'alto dirigente della Regione Lazio, per alcuni mesi nel 2013 assessore all'ambiente di Civitavecchia, fosse completamente asservita al titolare della MAD, la discarica di Fosso del Crepacuore, e della New Green Roma, la società che sta realizzando la nuova discarica a ovest della capitale. A conferma dei sospetti, il fatto che la direttrice regionale del Dipartimento Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, per i favori all'Ozza, avrebbe ricevuto in cambio gioielli, orologi, borse e anche un bracciale Cartier. Un teorema che gli inquirenti tendono a dimostrare anche attraverso numerose intercettazioni telefoniche e ambientali, e che starà adesso agli avvocati della Tosini e di Lozza cercare di smortare in quella che si annuncia una battaglia legale particolarmente dura. E intanto i clamorosi esiti dell'inchiesta sui rifiuti condotta dalla magistratura romana continuano ad avere le loro ripercussioni in chiave politica. Dopo gli interventi del Movimento 5 Stelle, il potere al popolo, entrambi incentrati sui dubbi da sempre manifestati, riguardano le scelte condotte dalla Tosini. Si registra quello dei Verdi europei. Il Sole che ride ricorda che la dirigente della regione ha molto influito con i suoi provvedimenti sull'attuale quadro territoriale, e molti sono i procedimenti ancora in corso, come l'inceneritore, impianto degli organi, il mega impianto biogas che dovrebbe sorgere nel contesto urbano civitavecchiese proprio di fronte allo stabilimento Molinari, quello analogo del comune di Tarquinia ed altri. I Verdi chiedono che l'amministrazione regionale prenda le distanze dimostrando discontinuità rispetto alle scelte della Tosini e sospenda tutti i procedimenti in corso in attesa di chiarire se scelte e determine siano state fatte nel rispetto delle leggi e dei cittadini laziali. Sollecita altresì l'amministrazione comunale di Civitavecchia a chiedere chiarimenti sui procedimenti che riguardano Palazzo del Pincio e valutino poi l'eventuale costituzione di parte civile della città nell'eventuale processo. L'indegno valzer delle poltrone ad opera di questa amministrazione su CSP rappresenta uno svilente spettacolo sulle spalle di città e lavoratori di cui la maggioranza si dovrebbe vergognare e da cui dovrebbe una volta per tutte porre fine. È l'attacco del segretario del Partito Democratico Stefano Giannini dopo la notizia dell'esclusione di Antonio Carbone come presidente della partecipata. Secondo IDEM si tratta di una perenne spartizione dei CDA, presenze e presidente promesse, assegnate e poi ritirate per logica di equilibri di potere che cambiano di continuo. Sarebbe questo il cambiamento dell'era Tedesco? Si domanda Giannini. Se il sindaco stesso ammette di aver fatto una scelta sbagliata, ci auguriamo che per il futuro faccia scelte di meritocrazia e non dettate da altri criteri. Le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori di CSP esprimono una grande preoccupazione per la situazione finanziaria delle partecipate del comune, manifestando anche il timore che possano esserci problemi per ricevere il pagamento dello stipendio di marzo. Le preoccupazioni degli esponenti di CGIL, CISL, UIL, UGL e FIADELM scaturiscono dagli esiti dell'incontro avuto il 4 marzo scorso con il Consiglio di Amministrazione, nel quale è stata descritta una situazione disastrosa sotto il profilo economico
È paventata anche la possibilità di esuberi. Le rappresentanze sindacali anticipano che domani è previsto un incontro tra comuni e parti sociali per il raffreddimento dello stato di agitazione, ma annunciano che se non arriveranno delle rassicurazioni per i lavoratori sarà programmato lo sciopero. Comunque, sostengono da RSU, andremo alla riunione collaborativi fiduciosi delle parole dell'assessore Barbieri. Sappia però che dalle parole si dovrà passare agli atti concreti, perché il pararossismo in seno al CSP è al culmine e quindi dovranno essere messe nero su bianco una volta per tutte le vere garanzie dei lavoratori e dei cittadini. E cambiamo decisamente argomento. C'è un'altra indagine che sta facendo molto discutere Civitavecchia. È quella che riguarda l'autorità portuale e in particolare presunte anomalie e distorsioni negli stipendi erogati ad alcuni funzionari e dirigenti dell'ente. A condurre l'indagine, avviata dalla Procura regionale della Corte dei Conti, non solo dalle forze dell'ordine, ma direttamente dagli uomini della Capitaneria di Porto. Per maggiori ragguagli, il nostro servizio. È una indagine tutta circoscritta all'interno delle mura portuali, quella che riguarda l'autority e in particolare le presunte distorsioni negli emolumenti riservati ad alcuni funzionari e dirigenti. A svolgerla infatti non sono direttamente le forze dell'ordine, in particolare la Guardia di Finanza, che spesso si è mossa in funzione delle esigenze della Procura regionale e della Corte dei Conti, in questo caso organi inquirenti, ma i graduati della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. Loro, stando ai rumors che circolano tra e oltre le banchine, avrebbero acquisito il materiale documentale dal quale valutare eventualmente se possono ricorrere i presupposti di un danno erariale a carico di quanti, nel corso degli anni, hanno consentito che a Molo Vespucci venissero erogati stipendi di molto superiori a quelli pagati nelle altre autorità italiane e dove sembra si accumulassero super minimi, indennità ed assegni ad personam. L'eventuale danno erariale, qualora fosse accertato, potrebbe quindi essere contestato a quanti hanno fatto in modo che questa anomalia si verificasse e che non venisse comunque eliminata. Quindi anche allo stesso ex presidente Francesco Maria Di Maio, che sarebbe, anche se lui smentisce, il presentatore degli esposti in base ai quali è partita l'indagine coordinata dalla Corte dei Conti. In questo caso si tratterebbe davvero di un clamoroso autogol da parte dell'ex capo di Molo Vespucci, ancora più spettacolare di quelli che le resero leggendario Comunardo Niccolai, difensore del Cagliari scudettato nel 1970. La sensazione, visto che si parla di più di un esposto e soprattutto perché la famosa relazione della Corte dei Conti faceva riferimento anche ad altri aspetti della gestione dell'ente, è che l'indagine non riguardi soltanto i cosiddetti mega stipendi di Molo Vespucci, ma che ci sia anche dell'altro. State sempre più comodi e fate in modo di non rimanere senza popcorn, arachidi e aranciata. Serviranno, vedrete. L'USB Lavoro Privato di Civitavecchia esprime profondissima delusione per il quadro degli interventi che il Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza, anche nell'ultima stesura del governo Draghi, non abbia previsto la darsena energetica grandi masse tra le opere da finanziare con i fondi europei. Per l'organizzazione sindacale, il finanziamento dell'opera avrebbe offerto alla città la possibilità di un nuovo sviluppo sul traffico e soprattutto sulla logistica, aprendo conseguentemente scenari positivi per la crescita e l'occupazione attuale in crisi per gli effetti della pandemia, in particolare del settore crocieristico. Il mancato inserimento della darsena energetica grandi masse nel PNRR, secondo l'USB, è la dimostrazione che evidentemente sia la politica locale che quella regionale non riescono ad imporre la loro voce al governo nazionale. Siamo sempre allo stesso punto, conclude USB, quello di un territorio che chiacchiera tanto ma produce poco, che non riesce ad avere peso specifico verso le istituzioni superiori.
Una variante urbanistica per scongiurare i rischi di insediamenti industriali pregiudizievoli per la salute e l'ambiente, come il biodigestore, il cui iter autorizzativo è in regione, e quella approvata all'unanimità questa mattina dalla Commissione Urbanistica. Soddisfatti il proponente, l'assessore all'urbanistica Leonardo Roscioni, il presidente della relativa commissione Raffaele Cacciapuoti, che ringraziano gli uffici per il lavoro svolto e tutti i componenti della Commissione che hanno votato la delibera all'unanimità. Tale previsione sarà importante per scongiurare i rischi di insediamenti industriali pregiudizievoli per la salute e l'ambiente, specie in una fascia di territorio da tutelare per le sue caratteristiche urbanistiche e insediative. E della delibera ne ha parlato anche il capogruppo del Partito Democratico Marco Piendibene nel corso della trasmissione TRC Mattina Live. Sentiamo. È stata approvata una importante variante al piano regolatore che determina, diciamo, l'impossibilità di insediamenti che trattino i rifiuti speciali, i rifiuti, ovviamente, ecco, non è citato, diciamo, lo dico per brevità ai telespettatori, ma insomma è una contromossa rispetto al possibile insediamento del biodigestore che tanto ha preoccupato tutti, indipendentemente dalla connotazione politica. Su questo ovviamente ci siamo trovati all'unanimità, tra l'altro sono state fatte anche alcune piccole modifiche alla delibera, mettendo in maniera ancora più specifica, insomma, che non è soltanto il trattamento di rifiuti, ma anche lo stoccaggio. Insomma, ecco, quindi credo che sia stato un bel segnale, perché tra l'altro questa delibera ha evitato anche un'altra strada, che era una strada che non si poteva percorrere, ovvero quella di fare una variante escludendo quel lotto dalla zona industriale e facendolo diventare con un'altra destinazione. Quello sarebbe stato un provvedimento contro qualcuno e quindi chiaramente sarebbe stato rigettato. In questo modo il provvedimento ha sfruttato, diciamo, una caratteristica del nostro vecchio piano regolatore, che determina che la zona industriale ricade ancora, diciamo, nel centro della città, e quindi fa parte della città, e quindi utilizzando questo aspetto, ovviamente con tante valutazioni, ma poi io ve la posso anche girare, insomma, la delibera anche in maniera, sì, preliminare, nonostante poi la parola, diciamo, definitiva la darà il Consiglio Comunale quando sarà convocato. Però mi sembra che siamo tutti d'accordo, quindi bene, no? Sì, assolutamente, è stato un provvedimento che è passato all'unanimità, come dicevo. E ci sarà ancora qualche piccolo emendamento per renderlo ancora più stringente, e credo che questa sia proprio l'unica strada che noi abbiamo per fare in modo che un impianto assolutamente sproporzionato per le esigenze di Civitavecchia e dannosissimo, esiziale anche in condizioni, diciamo, nelle condizioni di una città come Civitavecchia, che ha già altri agenti che noi sappiamo essere assolutamente dannosi per l'ambiente, quindi questa sarebbe stata veramente la pietra tombale. Speriamo di aver scongiurato questa ipotesi. Il Comune di Civitavecchia ha commemorato le vittime del Covid con una breve ma significativa cerimonia sotto la sede centrale di Palazzo del Pincio, con distanziamento assicurato. Il vice sindaco Manuel Magliani, l'assessore Daniele Barbieri, il consigliere comunale Antonio Giammuzzo e il coordinatore di protezione civile Valentino Arrillo alle 11 hanno osservato un minuto di silenzio sotto la bandiera a mezz'asta. Nuova importante azione di solidarietà della Fondazione Caricibe e della Fondazione Costa Crociere. La Fondazione del Colosso dei Mari e l'ente di origine bancario hanno realizzato un nuovo progetto che ha visto coinvolte le principali associazioni del comprensorio in una distribuzione di alimentari. In particolare la Costa Crociere Foundation ha versato al tavolo della solidarietà ben 20.000 euro per generi alimentari. Un'azione che già si era ripetuta a gennaio nella sola Civitavecchia. Sentiamo la presidente della Caricip, Gabriella Sarracco. Continua questo rapporto, io direi eccezionale, che è nato tra la Fondazione Costa Crociere e la Fondazione Caricip di Civitavecchia. Purtroppo continuano ad aumentare le persone che non hanno più la possibilità di provvedere a se stessi e alle proprie famiglie. C'è tanta necessità di aiuti, e grazie a questa collaborazione anche nel mese di febbraio abbiamo potuto inviare
notevoli aiuti sia agli abitanti della nostra città e questa volta agli abitanti dei comuni limitrofi che non erano rientrati nel mese di gennaio. Dovremmo andare avanti ancora, purtroppo per molto, perché dalle notizie che ci giungono tante tante persone hanno perso il posto di lavoro, tanti commercianti che potevano contare sul loro negozio sono stati costretti a chiudere e quindi noi dobbiamo essere sempre vigili e attenti affinché ci sia meno sofferenza. È vero che non sono aiuti lunghi, sono aiuti che vanno avanti mese per mese, però ritengo che non sia poco. Quello che mi auguro è che questa collaborazione con la Costa Crociere possa continuare. A giorni mi sentirò con loro per trovare altre soluzioni. Ne avevamo, a dire la verità, già trovate, ma erano legate al ripristino delle crociere. Sappiamo bene che per ora non si parla di questa possibilità, per cui dovremmo trovare altre modalità, ma non dispero che potremo continuare a lavorare insieme. Resta fermo il fatto, che il nostro tavolo della solidarietà è sempre attivo e anche attraverso quello, unendomi anche ai servizi sociali del Comune di Civitavecchia, ne ho già parlato con l'assessore Cinzia Napoli, potremmo fare altre cose. Proseguono gli screening tamponi rapidi alla farmacia comunale Calamatta, domani dalle 8:30 alle 12. Il personale della Croce Rossa e i farmacisti di CSP saranno nuovamente disponibili per eseguire i test al fine di meglio organizzare il servizio. CSP invita i cittadini che ne abbiano la possibilità di prenotare il servizio allo 0766 32739 oppure di inviare un'email all'indirizzo farmaciacalamatta@civitavecchiaservizipubblici.it. Per il Museo Archeologico Nazionale si apre una nuova stagione mirata all'aggiornamento espositivo e alla valorizzazione delle sue importanti collezioni. Il primo passo è stato la nomina del nuovo direttore, Lara Anniboletti, archeologa laureata all'Università di Perugia. L'obiettivo primario è riaprire il museo, afferma Anniboletti, anche in considerazione della sua forte vocazione civica e del forte legame con il territorio della collezione che ospita. L'idea è quella di offrire ai gruppi di visitatori, come ad esempio i croceristi, un'adeguata proposta comunicativa e di fruizione degli spazi museali, adeguando il museo agli standard museali nazionali. Per farlo vanno programmati una serie di interventi necessari per la riqualificazione del museo stesso, oggetto nel tempo di un progressivo depauperamento, e va ideato un nuovo allestimento del percorso espositivo, ancora oggi ancorato ad una concezione e musealizzazione risalente agli anni 70, conclude la neopresidentessa. E cambiamo argomento, passiamo allo sport e precisamente al calcio. Il Civitavecchia è pronto a partire. L'11 aprile inizierà il campionato di eccellenza con una nuova formula e un nuovo raggruppamento. I nerazzurri sono stati inseriti nel girone A ed esordiranno in casa al Tamagnini contro la Borreale. Ancora da stabilire invece la data della ripresa degli allenamenti, per cui si attende l'indicazione del CONI. Sentiamo l'intervista al presidente di Civitavecchia, Patrizio Presutti. Patrizio Presutti, sembra ormai deciso, il campionato dovrebbe ripartire l'11 aprile. Qual è per il Civitavecchia, insomma, per il Civitavecchia è giusta questa decisione o pensavate ad un altro format? Qual è la vostra idea? Ma no, il format è pronto e comunque sia, qualunque esso sia stato, ci sarebbero state lamentele, questo non è un problema. Abbiamo dubbi sulle date, nel senso che siamo arrivati ormai a aprile e ci sembra un campionato fatto per forza, tra virgolette. Però è chiaro che il Civitavecchia ne prenderà parte, abbiamo riflettuto un po' se partecipare o meno, nel momento in cui partecipiamo lo faremo al massimo delle nostre potenzialità, questo è certo. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, ancora non si sa niente degli allenamenti, è così? Sì, è così, è tutto pronto. Ieri nel pomeriggio la FIGC, il CR Lazio mandava tutto in federazione e si attende l'ok del CONI per far diventare l'eccellenza al campione interesse nazionale, che a quel punto darebbe il via libera per gli allenamenti. Quindi al momento siamo ancora fermi.
Per quanto riguarda il girone, insomma, era quello che ti aspettavi, girone 11 squadre con praticamente le più forti racchiuse nel girone A, quello vostro? Ma sì, quelle sono sorprese che ci sono sempre, e lo dissi a inizio anno, insomma, per esempio due Pomezia nel girone B e un Pomezia nel girone A, un po' stona, è chiaro, nel girone C vedi squadre vicinissime a noi, però insomma non è un problema, il Civitavecchia non ha paura di nulla, è un girone tostissimo, ma diremo la nostra come sempre. Per quanto riguarda invece i ristori, a livello economico non si sa nulla? Nulla di nulla, no, sappiamo che dobbiamo giocare, altro non ci è dato sapere. E quindi giocherete, insomma, lo farete cercando di vincere così? Assolutamente sì, il Civitavecchia fortunatamente sta passando un buon periodo, il Civitavecchia è una società sana, una società forte, con dei ragazzi veramente eccezionali, con un mister di polso, un mister importante, uno staff all'altezza, quindi ci saremo e ci saremo con fermezza. E passiamo alla pallamano, non sarà un weekend di pausa per la Flavione nel campionato di Serie A2, mentre il girone D osserva ufficialmente un fine settimana senza match. La squadra di Patrizio Pacifico ne approfitta per recuperare una delle due partite rinviate ad inizio stagione. Domenica alle 12 le gialloblu saranno in Puglia per affrontare il Conversano. Si tratta di uno scontro fondamentale per il cammino finale. Entrambe le sfidanti sono terze e a quota 6 punti, con 5 lunghezze di ritardo dalla Retusa, secondo anche se le siciliane hanno giocato più partite. La vincitrice della sfida di domenica potrà assumere il ruolo di mina vagante del raggruppamento. E passiamo alla pallavolo, terza gara consecutiva rinviata dall'Arta Luxury. Anche la sfida di sabato prossimo sul campo dell'Anguillara non si giocherà. Come è accaduto per il match contro Cali e Tarquinia, è il Covid a mettersi di traverso, ma questa volta il virus ha colpito la formazione lacustre. Diventa sempre più affollato il calendario per la squadra di Alessandra Sansolini, che sarà chiamata ad un tour de force per completare la prima fase. E passiamo adesso ad una segnalazione che ci arriva dalla zona di Torre Valdalica. Alcuni telespettatori ci hanno contattato per segnalare che da qualche mese non transita più nella zona l'autobus di linea. Il motivo è legato ad alcune buche presenti sul manto stradale che non permettono il passaggio del mezzo. I cittadini dichiarano di aver segnalato il problema al comune, ma che nonostante le promesse nulla sarebbe stato fatto per risolvere la situazione. I telespettatori lamentano anche il fatto che hanno già pagato per gli abbonamenti il trasporto pubblico, che in questo momento stanno pagando senza ricevere un servizio. Come di consueto giriamo la segnalazione agli organi competenti. E termina qui questa edizione del TRC Giornale. Prima di salutarvi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social, Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Vi ringrazio pertanto per la cortese attenzione e vi auguro pertanto un buon proseguimento con la nostra programmazione. Arrivederci.